Quest'anno abbiamo avuto una somma a bilancio di 260.000 euro e una previsione di spesa di 550.000 euro. Le problematiche sono che ovviamente dovendo aggiungere fondi nei capitoli di spesa per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, questi fondi devono essere detratti da altri settori, e questa è la tragedia. Quindi avremo meno somme per gli investimenti, meno somme per il sociale, meno somme per la cultura, meno somme per la promozione turistica, perché ovviamente le variazioni che abbiamo fatto negli ultimi due mesi di 80 più 180, quindi di 260.000 euro, erano fondi a disposizione che potevo utilizzare in settori diversi. Quindi restringono ogni attività della pubblica amministrazione. Caro Energia, situazione insostenibile anche per le istituzioni. Il comune di Monte San Savino lancia l'allarme. L'amministrazione comunale non ha al momento emesso alcuna ordinanza, ma sta lavorando con gli uffici competenti per individuare le soluzioni più idonee a fronteggiare la situazione, fermo restando la garanzia per i punti luce essenziali alla vita pubblica del paese. Ovviamente nel nostro piano saranno tutelate le zone più sensibili. Rimarranno sicuramente attive la pubblica illuminazione nelle due zone industriali maggiori che abbiamo, quindi il Borghetto e la zona industriale di Monte San Savino. Guarderemo anche di tutelare i centri storici abitati, faccio riferimento al capoluogo, a Montagnano e Alberoro. Intendiamo ridurre almeno del 40% di quelle che sono le spese, ritornando a quelli che sono i numeri che erano precedentemente a questa crisi.